pulire la lente della telecamera. Dipsy, la la. Oh, mandati a Kamakura, al karaoke. A voi piacciono le montagne russe? A me sì. Sono in un Giappo Tour, sono Giappo Tour inserito a caso. Il signor Frank era buona almeno? Era buona, ma era un po' piccolina. Seba fa un'intrusione durante il tour del signor Franz e per l'occasione si veste da Tinky Winky, perché la sobrietà è una cosa del passato, remotissimo. Bene, un'ora di ritardo. Allora, no, scusate, ma oggi ho avuto tutta la mattina meeting e sono in mega ritardo. Adesso mi metto questa qua al collo e si parte. Allora, dove si esce? Sono... praticamente sto cercando di andare al Tokyo Dome, ma... cioè, sono in Giappone da una vita e ancora non riesco a capire come ci si orienta. Vabbè, siamo tornati in stazione perché non riesco più a uscire da questa stazione. Vi prego, aiutatemi. Non riesco a capire. Comunque, oggi, giornata particolare perché vado a invadere un Giappo Tour. Quindi vado a invadere il Giappo Tour signor Franz, che non so se qualcuno sa, però il mio primo video era anche la prima giorno che ho conosciuto il signor Franz con i mates nella barca lì del, non so che cos'era, era tipo la riunione dei gamers, di youtuber di tutto il mondo, e c'era anche sto signor Franz che mi ha dato dei consigli su come pulire la telecamera. Pulire la lente della telecamera. Ecco. Non col pollice! E quindi oggi, dopo 6 mesi che sono su YouTube, lo rivedo. Ecco, nel tempo che io ho fatto i miei 10.000, lui ne ha fatti 100 e rotti 1.000, però fa lo stesso. Ok, siamo riusciti ad uscire, vediamo. Sì! Bene, perfetto. Dov'è sto Tokyo Dome? Immagino che sia di là. Ok, devo andare in questo posto di cucina italiana che si chiama Mar de Napoli. Chissà se sarà autentico. Oh, una giornata bellissima. Tra l'altro ho fatto lo shooting l'altro giorno e mi hanno regalato la maglia, quindi c'è una maglia piuttosto fica. Oggi è la giornata, usiamo tutte le calorie. Quindi prendo le scale e mi faccio il giretto in scale. Praticamente oggi sono in ritardo perché stavo mettendo i video per voi. Le montagne russe, che voglia di andarci su. A voi piacciono le montagne russe? A me sì. Tra l'altro è una domenica, dovrebbe essere pieno di gente, e in effetti lo è. Vedrai che qua trovo subito la pizzeria dove voglio andare. Vediamo, pizzeria ce ne sarà una. Non c'è però. Vediamo se è qui. Ah, forse no, questa era l'Inde. No, vabbè, la troveremo. Oh mio Dio, giochi acquatici. Io non riuscirei mai a entrare in queste palle, non so voi, ma io no. Mi hanno detto che qua ci sono tutti i ristoranti. Ah, forse qua, forse è uno dei ristoranti che c'è qua. Andiamolo a scoprire. Pa-pa-ra-pa, l'abbiamo trovato, è quello laggiù. Adesso metto via la telecamera e la tiro fuori dopo. Ciao. Sono in un Giappo Tour, sono Giappo Tour inserito a caso con il signor Franz, e hanno speso 15.000 yen di pizza. Quanto costa una margherita? Ma questo è moltiplicato per 5. Vabbè, se volete fare le equazioni scrivetele nei commenti. Però costava un pochino, dai, 10 euro. Era buona almeno? Era buona, ma era un po' piccolina. Però un pasto alto, cioè, ci stava come pizza napoletana. Sì. Quindi posso mettere una thumbnail miglior pizza di Tokyo? No, ho provato solo questo. No, vabbè. Il signor Franz è vestito tutto di viola. Hai visto? Oggi sono proprio... Era per Sailor Moon. Ormai devo dire che è una costante nei miei video. Ma cos'è? Dei mini bento da... Sì, sono tipo bento. Gli metti l'acqua. E questo viene dall'Hokkaido. È il chica chica carne. Chili con carne. No, questo è scritto in italiano. Chili con carne. Takoyaki. Oggi facciamo takoyaki. Yay. Mediterranean style chicken. Sì, qua c'è una foca. No, questa che animale è? Un piccione. Ah, un piccione. Oh mio Dio, io ho fatto una fatica. Non so la differenza tra una foca e un tritone. Non toccare. No, non mangiare. Cos'è che è sto? Ma perché c'è una... Ah, ok, ma perché non bisogna toccarlo? Sai perché? Perché questo mi sa che è una mossa dello spazio. Questo è il cibo dello spazio. Ah, no, sì, è vero, questo ha proprio ragione. È vero, perché infatti c'è scritto Uchushoku. Sarebbe space il cibo dello space food. Devi... questo... devi idratarlo. Ma dai, te lo danno con tutta questa bella carta. Cioè, scusa, uno va a mai figo. Lo reidratano? Eh sì, e infatti è per quello che vedi che c'è solo l'acqua. Ma è troppo piccolo. Le palline rimbalzelle con i pianeti. No, non so se rimbalzano. Se rimbalzano? Sì, sì. Oh, che belli. Che sono questi? Questi? No. Ma cioè, praticamente è il portachiavi del vestito di Sailor Moon. Hanno mozzato. E vabbè, Sailor Moonka. Beh, questo è bellissimo il nastro. Poi tra l'altro hanno detto loro che questi sono tutti materiali in esclusiva, li potete comprare solo qui. Guarda il budino dello... questa è Luna, sai chi è questa? No. Non sai chi è lei? Tu sai chi è questa?
Non è la sua amica cattiva? No, è buona lei. Ah no, no? Lei è Luna, la gatta in versione umana. Ah! Adesso hai capito, vedi? Ma questi qua sono tutti dolci nello spazio. Io voglio il Tenga di Sailor Moon. Il Tenga? O il Tanga? Il Tenga. Ah, l'avete comprato uno? Certo. Ah, io non l'ho mai provati. Poi mi costano tantissimo questo. Vabbè, insomma, 400 yen per un set di tre foto. Tinky Winky. Che fanno delle tabby? Sì, sì. Salutano. Non lo sai la canzone di Teletubby? Penso si droghino anche. Dipsy. La la. Oh. Si va. Si va. Beh, è stata una settimana bellissima, ho conosciuto Franz, siamo andati a Kamakura, siamo andati ieri al karaoke. Sapete che vi faccio una piccola indiscrezione, il nostro Franz, prima di fare lo youtuber, faceva video musicali, ricordiamo quello di Emma Marrone. No, dei Velvet. Ah, sai che viene Emma Marrone la settimana prossima a sì, Tokyo? Sì, perché c'è il concerto a Tokyo.